Terzo match, terzo tie break, ma soprattutto un'altra corazzata del campionato. Colpita e affondata, la Foppa Pedretti Bergamo non finisce di stupire. Ieri, dopo le campionesse d'Italia della Yamamay Busto Arsizio, ha regolato in 5 set anche la capolista Rebecchi Piacenza dell'ex tecnico del Volley Bergamo Mazzanti. 25-20, 19-25, 26-24, 22-25, 10-15 al tie break. Questi i parziali a favore delle ragazze allenate da Lavarini. Nella trasferta piacentina per la terza di campionato, le rossoblù si sono confermate in grande condizione psicofisica, capaci di non arrendersi mai e di mettere il cuore e il coraggio in ogni azione. Anche questa battaglia ha così portato a Bergamo 2 punti e un successo dalle mille emozioni, arrivato ancora una volta grazie ad un gruppo trascinato da una Valentina Diouf davvero difficile da arginare, per lei 30 punti a fine match. Con una Crims in più, rientrata dopo l'infortunio, la caviglia destra che aveva bloccata la prima giornata, e una Blagojevic a mezzo servizio, dolorante ad un ginocchio dopo un leggero infortunio subito in uno degli ultimi allenamenti settimanali, il risultato non è dunque cambiato. Perché la capacità di non arrendersi sembra marchiata nel DNA dell'intero gruppo, che ancora una volta di fronte allo svantaggio ha tirato fuori tutto il proprio carattere e ha piegato una Rebecchi che fin qui non aveva ceduto nessun set nel suo percorso in campionato. Si tornerà a giocare di fronte al pubblico bergamasco sabato prossimo nell'anticipo televisivo della 4ª giornata, quando la Foppa Pedretti ospiterà al Palanord alla Chateau d'Ax Urbino alle 20:30.